licenze che hanno segnato la storia del Mose non sono state completamente debellate. Sui tempi di realizzazione, spiega il commissario anticorruzione, non ci sono ancora certezze. Le municipalità si uniscono e si preparano ad agire per ottenere maggiore autonomia dall'amministrazione comunale. Proposta di intervento di Nicola Pellicani per rilanciare il commercio nell'area desertica intorno a Piazza Ferretto. Pugni e calci, ecco il video dove si vedono due ragazzine picchiare violentemente una coetanea all'esterno del centro commerciale di Marghera. Porto di Venezia, pressing di Brugnaro su Roma, il governo decida presto, le limitazioni in bacino sono antistoriche, portano qui navi più obsolete e insicure. Gli punta il coltello al fianco mentre prende le sigarette al distributore, attimi di paura per un 24enne che aspettava il treno la notte scorsa. Continuano i controlli dei carabinieri con i cani antidroga nelle scuole per prevenire lo spaccio tra giovanissimi. Una buona serata, un benvenuto a tutti i telespettatori di TG Venezia Mestre. In apertura parliamo della Mose, perché le inefficienze che hanno segnato la storia di quest'opera non sono ancora state completamente debellate. Sui tempi di realizzazione, spiega il commissario anticorruzione Raffaele Cantone, non vi sono ancora certezze. Sentiamolo. Lei si immagina se il giorno che il Mose, le paratie vengono utilizzate perché c'è un po' di acqua alta e scoppia qualche altra paratia? Certo. Finché l'avessero fatto quelle persone avremmo detto, vabbè, ma adesso sta facendo lo Stato, lo deve fare bene. Meglio far bene che presto. Questo è il senso delle parole del commissario anticorruzione Raffaele Cantone. I tecnici ci avevano assicurato il termine dei lavori entro il 2017, ricorda. Adesso dicono 2018, considerato che è un'opera di cui si parla dal 1984. Non sarà qualche mese in più a fare la differenza. Quello che è importante è che noi siamo convinti che possiamo farlo con i soldi che c'erano, anche risparmiando. Stanno avviando gli amministratori una serie anche di azioni per recuperare tutti i soldi buttati. Le inefficienze del passato non hanno finito di pesare sulla tabella di marcia, spiega Cantone, anche se l'aspetto penale è stato ben affrontato dalla magistratura, restano aspetti tecnici dei quali ci stiamo occupando in questi giorni. Quel gruppo che abbiamo messo in campo, che è anche eterogeneo, sta cominciando anche un po' a fare l'analisi di tutto. Delle persone che sono state assunte in modo inutile, di tutte le consulenze che sono state date. Lì si tratta di fare una vera e propria operazione chirurgica profondissima, lì c'è un tumore che è arrivato fin nelle viscere e allora noi non possiamo pensare di ripartire senza estirpare il tumore. La magistratura ha fatto un pezzo fondamentale, ma si è occupato dei reati. Qua stiamo parlando di cose che non necessariamente sono reati, ma che hanno messo in discussione tutta la macchina. Municipalità su 6 convocano il Consiglio all'unisono e si preparano ad agire per ottenere una maggiore autonomia da parte dell'amministrazione comunale. Voi sapete che da luglio i presidenti tutti e 6 chiedono di avere un confronto con il sindaco sul ruolo delle municipalità principalmente e il loro status all'interno della città metropolitana. Questi incontri hanno tardato fino a l'altro ieri a intervenire, per cui i presidenti hanno concordato una convocazione simultanea dei consigli di municipalità, ciò che avverrà lunedì 30 alle 18, in 5 consigli su 6. A non rispondere all'appello la municipalità di Favaro, l'unica dello stesso colore dell'amministrazione comunale. Tutte le altre concordano su un punto: alle municipalità non vanno tolte prerogative e competenze, ma bisogna invece valorizzarle come l'organo più vicino ai cittadini. Nessuno può impedire a noi di svolgere il ruolo perché siamo eletti direttamente sia come presidenti che come consigli, quindi il fondamento della nostra legittimità non è revocabile da nessuno. La situazione con il sindaco, che non ci ha mai chiesto la nostra posizione in un momento di delicate riforme istituzionali, ci spinge a provare ad agire per conto nostro, spiegano i presidenti. Abbiamo già approvato un documento che riassume le nostre proposte. Vogliamo una vera operazione di decentramento e un riconoscimento del nostro ruolo nel nuovo statuto della città metropolitana. Questa sarebbe una grande opportunità anche per il sindaco Brugnaro. A differenza di quello che ha fatto il centro-sinistra, che ha svuotato le municipalità senza mai produrre un pensiero concreto, lui avrà la possibilità, confrontandosi con noi, di capire esattamente quali sono le potenzialità che queste municipalità possono esprimere. Torniamo a
parlare del commercio in Piazza Ferretto. Sentiamo le soluzioni proposte da Nicola Pellicani. Anche nelle ultime settimane c'è stata l'ultima ondata di chiusura di negozi in Piazza Ferretto, in tutte le zone limitrofe. Io credo che bisogna intervenire subito, non solo parole, ma con delle misure concrete. Per fermare lo stillicidio delle chiusure dei negozi nel centro di Mestre, il consigliere comunale di opposizione Nicola Pellicani propone un piano in 10 punti. Agevolazioni fiscali per i negozi sotto i 250 metri quadri, parcheggi a pagamento nei centri commerciali anche attraverso forme di convenzione, utilizzo del gettito dell'imposta di soggiorno per lavori di riqualificazione urbana, creazione di laboratori artistici nei negozi sfitti, luminarie artistiche per il centro, mercato fisso coperto, tavolo permanente tra amministrazione e categorie, eventi culturali durante tutto l'anno, riorganizzazione della segnaletica stradale e costruzione di distretti urbani del commercio. Io con quei 10 punti propongo alcune misure che possono essere adottate subito per cercare di rendere Mestre più attrattiva, perché l'emergenza adesso è riportare le persone in centro, rendere la città più viva. Questo dobbiamo fare e in questo senso le vetrine spente sono un segnale di impoverimento della città. La crisi per il porto di Venezia significa crisi per tutto l'Adriatico. Allo scenario preoccupante tracciato dal presidente di Venice Terminal Passeggeri Trevisanato in occasione della presentazione del libro Venezia Marittima 1999-2015. E si torna anche al centro dell'attenzione con la questione grandi navi, anche nell'intervento del sindaco Brugnaro. Paolo Costa, esordito il primo cittadino, sta facendo una battaglia abbastanza isolata su un tema di totale consenso. L'hanno espresso i cittadini nelle urne, io sono qui a fare da garante al governo, continua Brugnaro, chiedo solo che non ci impedisca di lavorare, siamo totalmente d'accordo sull'impedire il passaggio davanti a San Marco e non a caso abbiamo indicato una strada alternativa mandando già 20 giorni fa le carte al governo cui spetterà la decisione. Alcune settimane fa avevamo parlato di un pestaggio tra giovani coetanee avvenuto al centro commerciale La Nave de Vero, bene, è spuntato il video. Tutto è partito da motivazioni che solo i diretti interessati conoscono. Due gruppetti di ragazzi e ragazze che si sono incontrati al centro commerciale di Marghera. Poi il pestaggio nei confronti di una ragazza da parte di due coetanee all'esterno. Tutto ripreso. Al volto talmente forti e dolorosi da stordire la quindicenne residente nel padovano. Poi l'arrivo di una seconda ragazza che avrebbe assestato delle pedate al ventre. È stato il responsabile della sicurezza a dare l'allarme alla polizia dopo che alcuni clienti avevano prestato soccorso alla giovane padovana. Quando la volante è giunta sul posto la quindicenne lamentava forti dolori e camminava a fatica. Poco dopo è arrivata anche la mamma che l'ha accompagnata al pronto soccorso dell'ospedale all'Angelo. Le immagini del pestaggio sono state riprese anche dalle telecamere di videosorveglianza e ora sono in mano agli investigatori della squadra dell'ufficio minori della Questura di Venezia. E continuano i controlli antidroga nelle scuole di Mestre e Marghera. Queste ed altre brevi notizie nel prossimo servizio. Mestre. Rapina nella notte in via Piave, poco distante dalla stazione ferroviaria. Un 24enne che aspettava il treno si sarebbe recato al distributore di sigarette. Proprio in quel momento si è avvicinato un malintenzionato, probabilmente di origine nordafricana, in sella a una bicicletta scura, che gli ha puntato un coltello sul fianco intimandogli di consegnare i soldi che aveva. Ottenuto ciò che voleva, è fuggito pedalando a più non posso. Il ragazzo ha quindi chiamato la polizia, intervenuta sul posto poco dopo, ma senza trovare il rapinatore. Mestre e Marghera. Continuano i controlli antidroga nelle scuole. Dopo le incursioni dei giorni scorsi, i carabinieri si sono presentati alla scuola media Einaudi e all'istituto Barbarigo, anche con i cinofili del nucleo carabinieri di Torreglia. I cani hanno passato al setaccio aule, bagni e gli altri spazi comuni dei plessi scolastici, fiutando soprattutto nei luoghi dove si riteneva potessero esserci più possibilità di trovare della droga. I controlli, scattati anche sulla base delle richieste di genitori e dirigenti scolastici dopo gravi fatti di cronaca, hanno dato esito negativo. San Donà di Piave. Finisce con lo scooter in una voragine sulla strada, volando in un fosso e procurandosi numerose ferite. A denunciare il caso di mala assicurazione, Studio 3 ha specializzato nella valutazione delle responsabilità civili e penali a tutela dei cittadini, alla quale si è rivolto il malcapitato, un 80enne di Musile di Piave. I fatti risalgono allo scorso aprile. Pur procedendo a velocità limitata, l'80enne non è riuscito a passare indenne. Ha evitato la voragine con la ruota anteriore, ma non con quella posteriore, che è finita dentro, causando
causando la caduta. Per lui diversi giorni di prognosi, problemi alla spalla, alla gamba, una caviglia, all'anca, il colpo di frusta, svenimenti e danni allo scooter. Per far valere i propri diritti ha chiesto la copertura assicurativa al comune, ma ad oggi non è ancora arrivato alcun risarcimento. 780 milioni spesi per le bonifiche di Porto Marghera, ma che rischiano di essere inutili se non completate la laguna dei veleni. Questo è il quesito di TG Linea Aperta che abbiamo pensato di proporvi per questa settimana, a cui potete risponderci attraverso un sms, un'email, una telefonata, un fax ai numeri e agli indirizzi che vedete scritti in sovraimpressione, e i vostri messaggi li leggerete al termine dei nostri telegiornali serali. Ed ora vediamo le sorprese al banco alimentare di Rete Veneta. Con i prodotti per la persona, anche innumerevoli detergenti per la casa. Al banco di Rete Veneta, accanto ai profumatissimi articoli e soprattutto di primaria utilità, il tempo dei regali natalizi è inarrestabile e tra le donazioni ancora tante le pellicce. Una più bella dell'altra, anche questa settimana. Perciò che brave le nostre ascoltatrici, le nostre donne. Non so cosa dire, perché fanno capire cosa vuol dire aiutare gli altri. Ecco, per una donna disfarsi di una pelliccia è una cosa un po' particolare. E in questo momento per noi invece è una cosa molto utile, e poi fa sì che il nostro banco alimentare sia sempre bellissimo. Poi guardiamo i detersivi, igiene intimo, igiene per la casa, come sono attente alle richieste della Mirella. Quando io al giovedì chiedo, guardate cosa mi arriva, guardate, guardate. Una ditta di detersivi, non so, persone che portano, guardate, io ho chiesto e loro sono arrivati puntuali. Al banco anche la presidente della Commissione Pari Opportunità della provincia, con un messaggio che parla dritto al cuore delle persone e contro la violenza di ogni genere. Ed ora con il generale Giancarlo Iannicelli le previsioni per il fine settimana veneziano. Ancora un fine settimana autunnale all'insegna del tempo stabile, grazie alla presenza di un anticiclone che invece non protegge le regioni centro-meridionali, che saranno ancora bersagliate da tempo instabile. Comunque sul Venezia e sul veneziano prevediamo, come accennavamo, tempo stabile con cielo in prevalenza sereno. Per domani, anche se nel pomeriggio potrebbe scorrere un po' di nuvolosità, ma del tipo alta, senza nessun effetto. E così domenica, in gran parte con un cielo sereno, anche se qualche nube stratificata. Segno evidente che poi con il passare dei giorni si formeranno delle nebbie, perché è previsto tempo stabile forse per quasi tutta la prossima settimana. I venti sono deboli dai quadranti settentrionali con qualche temporaneo rinforzo, e le temperature, ecco, sono un po' di calo, 4-5 gradi le minime e 7-8 le massime per domani, per dopodomani aumentano, 7 le minime, 9-10 le massime. Per finire l'alto Adriatico è mosso con tendenza a poco mosso. Ed ora vediamo quale sarà il livello della marea domani a Venezia. Previsione di sabato 28 novembre a mezzanotte 10, un livello massimo di 75 centimetri, mentre alle 5.30 uno minimo di 35. Il picco più alto alle 11.15 con il livello massimo di 90 centimetri, mentre nel tardo pomeriggio alle 18.05 uno minimo di meno 20. Ed ora con Angelo Squizzato le anticipazioni della prossima puntata di Agricoltura Veneta. Buonasera a tutti, nella puntata di domani e domenica vi parleremo di olive. Ne vediamo la raccolta qui nella Val Pantena Agrezzana in provincia di Verona, dell'oliveto Redoro. Con me c'è Daniele Salvagno, una raccolta eccezionale quest'anno qui nel Veneto. Sì, siamo stati baciati dalla fortuna perché quest'anno è un'annata eccezionale. Per quantità e per qualità. Un profumo immenso e una quantità bellissima. Direi che veramente è un'annata da ricordare. Quanto olio si produce nel Veneto? Nel Veneto mediamente si produce 15.000-18.000 quintali di olio, e direi che metà della produzione viene esportata all'estero e l'altra parte rimane per i consumatori. Lei è presidente nazionale degli oli DOP. Beh, questo scandalo che è scattato, che sta succedendo? Ma non ci tocca minimamente, perché siamo a denominazione d'origine protetta, siamo certificati da un ente terzo e non abbiamo mai avuto problemi di questo genere, perché da sempre abbiamo fatto DOP 100% italiano. Quindi, soprattutto nel Veneto. Soprattutto nel Veneto. E poi tante tante notizie. Buona serata a tutti.
Veneto e il Friuli tra paure e speranze a 2 settimane dalla strage di Parigi. Questa sera a Focus, ospiti del direttore Luigi Bacialli a partire dalle 21.05, Remo Sernagiotto, Bruno Cesaro, Mario Dalla Torre, Alberto Semenzato, Elena La Rocca, Marco Sitran, Daniele Roncagli. E come sempre potrete intervenire da casa inviando i vostri sms. TG Venezia Mestre termina qui, io vi ringrazio per essere stati in nostra compagnia e vi auguro una buona serata. Arrivederci. We'll be right back.